Facciamo un bel focus su pubblico dominio, fair use e libere utilizzazioni. Cioè, torno un attimo indietro, ovvero torno alla solita slide che ci servirà un po' come mappa orientativa del tutto il corso. Cioè, sostanzialmente, tutta la prima parte che abbiamo fatto fino ad ora vi ha parlato di questo concetto qua. Cioè, siamo solamente all'inizio in realtà, appunto, la regola generale, come funziona il copyright. Adesso cominciamo a capire meglio come funziona il pubblico dominio, cioè quando si realizza il concetto di pubblico dominio, e cominciamo a vedere le libere utilizzazioni, i casi di eccezione al diritto d'autore. Il pubblico dominio è quello che abbiamo in realtà già detto, cioè è la morte del diritto d'autore, cioè a un certo punto il diritto d'autore scade, perché diciamo per fortuna non è eterno, cioè già è molto lungo, perché abbiamo detto 70 anni dalla morte dell'autore è un'eternità, calcolando l'aspettativa di vita che abbiamo oggi e per contro calcolando quanto invece le opere diventano obsolete presto, no? Cioè, vi faccio una domanda provocatoria, ma se io vi chiedessi qual è stato il tormentone musicale dell'estate 2017, 2018, cioè quindi non un secolo fa, ma 4 anni fa, chi se lo ricorda? Ok? Eppure l'autore del tormentone avrà un copyright che dura 70 anni dalla sua morte, quindi un bel po' di tempo. Ma anche se vi chiedo se avete un'applicazione sul vostro computer che risale, se avete un software, un'applicazione che risale a più di 6-7 anni fa, no? Nessuno, probabilmente, perché il software diventa obsoleto molto presto, perché vuoi la versione più recente, no? Eppure anche sulla versione precedente gli sviluppatori hanno un copyright che dura, gli sviluppatori e la software house forse in questo caso, un copyright che dura 70 anni. No, cioè chi usa un software che ha più di 4-5 anni, 10 anni forse? Ok? Dicevamo però che questa è la versione diciamo molto semplificata del concetto di pubblico dominio, cioè nessun diritto riservato, utilizzo libero senza condizioni, ma il pubblico dominio si manifesta più propriamente in queste tre forme, cioè di preciso quando un'opera è in pubblico dominio, in queste tre situazioni. Cioè noi possiamo trovare un'opera in pubblico dominio nel punto A, nel caso A, perché è stato il legislatore a dirci che quell'opera è libera da copyright. Io lo chiamo public domain by law, cioè pubblico dominio per legge. Cioè casi in cui il legislatore sceglie che un certo tipo di opere non devono ricadere nel diritto d'autore. Nel diritto italiano abbiamo un unico caso che è l'articolo 5 in cui si dice che i testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni dello Stato sono liberi da diritto d'autore. Vuol dire che, classico esempio, se io devo riprodurre per un commento, ecco, i pochi giuristi presenti capiranno, se io devo fare un articolo, devo fare un commento, un parere, un paper per un cliente, un libro bianco operativo per un cliente, devo citare delle sentenze, no? Come avvocato è una cosa che noi facciamo spesso, gli avvocati lo fanno, cioè prendono pezzi di sentenze per far vedere che l'orientamento giurisprudenziale principale è quello. Ecco, io non devo chiedere il permesso al giudice o alla cancelleria del tribunale per riprodurre quei pezzi di sentenza, anche se sono pezzi magari cospicui e anche se sono delle opere intellettuali di un certo livello, cioè a volte le sentenze sono scritte bene, cioè c'è dietro un'attività intellettuale complessa, ok? Ecco, quella roba lì è in pubblico dominio automaticamente, cioè il giudice in quel momento non è il dottor Mario Rossi, ma è il dottor Mario Rossi del Tribunale di Monza che ha emesso una sentenza in nome del popolo italiano e quindi quell'opera è in pubblico dominio. Di questo tipo di pubblico dominio gli americani hanno una versione molto più ampia e più estesa, cioè gli americani hanno una norma nel loro Copyright Act per cui tutto ciò che è prodotto da un dipendente del governo federale nell'esercizio delle sue mansioni va automaticamente in pubblico dominio, quindi non sono solo i testi degli atti ufficiali, ma sono tutte le opere prodotte da un dipendente del governo federale. Attenzione, governo federale, quindi non vale, non si applica a tutti i dipendenti pubblici del governo americano, cioè quindi le università pubbliche o i dipendenti dei vari stati, dei vari dipartimenti, delle varie amministrazioni, ma del governo federale, cioè il fotografo della Casa Bianca che documenta un evento con Biden, poi non avrà un copyright perché in quel momento lui è il fotografo ufficiale della Casa Bianca e quindi queste fotografie saranno rilasciate in pubblico dominio. Ieri sera, per curiosità, sono andato a vedere il sito della CIA, il sito dell'FBI, hanno una dicitura esattamente di questo tipo, quindi un report di, che ne so, investigativo fatto dalla CIA
che magari vi serve per la vostra ricerca, se andate a vedere nelle policy c'è scritto che chiaramente la CIA non reclama nessun diritto su quel report, su quelle fotografie, su quelle immagini. Un po' diversa la NASA. La NASA, pur essendo un ente federale, però fa un ragionamento separato, ha una policy un po' più, diciamo, esercita qualche condizione in più, molto open, molto aperta anche quella. Quindi per i vostri fini di ricerca anche i report o che ne so, i video della NASA sono di libero utilizzo, però in quel caso vi invito ad andare a leggere bene quello che c'è scritto. Però ecco, per dire che il concetto di public domain by law in America, negli Stati Uniti, è molto molto più ampio rispetto a quello che noi abbiamo. Poi abbiamo il Scusi, caso. Prego. potrei fare una domanda Così? riguardo a quanto stabilito dal diritto italiano? Lei parlava prima del caso della sentenza del tribunale, che ovviamente va agli atti, ma l'avvocato che presenta una arringa davanti al tribunale No. e quindi No, ovviamente crea infatti. un'opera dell'ingegno, anche se poi quell'opera entra negli atti pubblici, nel momento in cui No, no, sta allora calma, calma. creando. L'arringa, gli atti giudiziari non entrano nell'atto pubblico. Cioè l'atto giudiziario, la memoria difensiva che realizzo io, non, poi non finisce in sentenza. Cioè l'atto ufficiale del tribunale è solo la sentenza, l'ordinanza o il decreto. Cioè i provvedimenti del giudice sono queste tre cose. Sentenza, ordinanza, decreto. Questi sono atti ufficiali di una pubblica amministrazione, cioè di un tribunale, quelli sono di libero utilizzo, ma non tutti gli atti giudiziari, cioè non tutto ciò che è entrato nel processo. Nella sentenza non c'è tutto riassunto, se no le sentenze sarebbero di 800 pagine. Le sentenze sono di 20-30 pagine ed è solo la sentenza del giudice. Quella è riproducibile in pubblico dominio. Idem le delibere, non so, l'Università di Trieste fa una delibera in cui decide di, che ne so, aderire ad una manifestazione, ad una protesta, e per il giorno X vengono sospese le attività e viene chiusa l'università, no? Quindi delibera del rettore. Quello è un atto pubblico, quello è un testo di un atto ufficiale, perché è un rettore di un'università pubblica che emette un'ordinanza, una delibera, adesso non so, a seconda delle varie forme in cui viene espresso questo potere pubblico, e quello quindi, se il giornale locale vuole fare un articolo per dire che il giorno dopo l'università verrà chiusa, non deve chiedere il permesso al rettore per riprodurre quel testo, perché quello è un atto pubblico, ok? Quindi sì, cioè dobbiamo andare, ovviamente qua non posso dire tutto, andare così a livello di dettaglio, però dobbiamo andare prima a capire bene cosa si intende per atto ufficiale. Chi ha un minimo diciamo, di studi giuridici alle spalle, o anche di chi viene da scienze politiche, da economia, credo che più o meno possa, come dire, anche a intuito capire che cosa si intende per atto ufficiale. Comunque stavo dicendo, quindi punto B. Il caso B è quello di cui abbiamo parlato finora, cioè quando scadono i diritti di privativa su di essa, cioè è il caso che vi ho fatto prima, no? Cioè, a un certo punto il diritto d'autore scade, finisce, ok? Però dobbiamo metterci un bel asterisco, cioè non è sempre facile da definire. Prima vi ho già fatto un esempio, no? Che vi ho detto, insomma, se un'opera è scritta da più persone dobbiamo aspettare che muoiano tutte. Ma soprattutto non è sempre facile sapere quando è morto qualcuno. Cioè, se noi facciamo degli esempi banali, tipo voglio sapere se che ne so, ecco, Cesare Pavese, se devo fare una monografia su Cesare Pavese, se posso o meno riprodurre testi di Cesare Pavese o meno. Devo chiedere permesso a qualcuno? Devo chiedere permesso a una casa editrice? Risposta: no, perché Cesare Pavese è morto nel 1950 e dal 1 gennaio di quest'anno le sue opere sono in pubblico dominio. È facile. Vado a cercare Cesare Pavese su Wikipedia, vedo la data di morte, faccio il mio bel conto e vedo che dal 1 gennaio del 2021 sono passati 70 anni. Il problema succede, cioè si verifica quando l'autore non è così noto da avere una voce su Wikipedia e dirmi quando è morto, che mi dice quando è morto. E questi sono purtroppo molti casi in cui vi trovate, perché quando voi citate, non so, letteratura scientifica di autori magari che si sono occupati di temi un po' di nicchia e che non hanno una biografia da qualche parte, io non ho davvero certezza di quando questi siano morti. E quindi devo darmi da fare con delle ricerche, e a volte sono ricerche costose che mi fanno passare, come dire, la voglia di utilizzare quel testo, e quindi magari utilizzo solamente una sua breve citazione.
Nella parentesi vi ho messo, vedi caso Anna Frank. Anna Frank è stata emblematica perché Anna Frank è morta quando? Nel 45, no? Tutti lo sappiamo perché basta pensare come è morta e quindi più o meno sappiamo collocarla storicamente. Nel gennaio del 2016 alcuni avevano ingenuamente pensato che il suo diario, no? Che abbiamo più o meno tutti letto al liceo, il suo diario fosse in pubblico dominio, no? In quanto scritto da lei, quindi caduto in pubblico dominio dopo 70 anni dalla sua morte. No? No, perché secondo la Fondazione Frank, che è la fondazione che gestisce il patrimonio della famiglia Frank, tra cui anche i diritti del diario, del libro, del romanzo, possiamo chiamarlo, perché poi è diventata una sorta di opera narrativa, ovviamente no. Scusate, sento un'interferenza. Un attimo, sento L'ho un'interferenza. fatta io, è mia sorella, non lo so. Spegnete i microfoni perché viene nella registrazione anche. Dicevo, il caso Anna Frank è emblematico perché secondo la Fondazione Frank i 70 anni non sono passati. Vediamo se vi viene in mente perché cosa può essere stato. Vi lascio i soliti 5 secondi di suspense. Non rispondetemi perché vabbè, molto, ve lo dico io perché è abbastanza semplice la questione, però chi ha studiato un po' di storia e conosce bene il caso sa che il diario di Anna Frank in realtà è stato raccolto e reso in forma narrativa dal padre di Anna Frank, Otto Frank, che è sopravvissuto alla morte della figlia ed è morto negli anni 70. Quindi vuol dire che, secondo l'impostazione della Fondazione Frank, ovviamente che tira l'acqua sul mulino, come si usa dire, sostiene che il copyright non sia solo di Anna, ma sia anche del padre, perché è colui che ha poi preso l'opera e l'ha resa in opera narrativa. Chi conosce il diario. Alcuni studiosi hanno detto che questa è, insomma, è un po' un'impostazione molto molto tirata per i capelli, perché in realtà il diario originale è abbastanza pedissequo, cioè quello pubblicato è abbastanza aderente a quello che era, a quelli che sono gli appunti di Anna, e siamo ancora qua a discuterne, però intanto vedete l'effetto è stato ottenuto, cioè è stato ottenuto che la Fondazione Franca ha diffuso una sorta di lettera di diffida sul suo sito dicendo attenzione, che chiunque ripubblicasse il diario senza chiederci il permesso riceverà una richiesta di risarcimento danni. Ok? Quindi vedete che anche in situazioni molto in cui sembra facile, a volte pubblico dominio sfugge, è di difficile interpretazione. Poi il caso C, ne riparleremo verso la fine del nostro corso, è il caso in cui è il titolare dei diritti stesso a rinunciare ai diritti. È qualcosa di più forte rispetto alle Creative Commons, eh? Cioè, anche se qua c'è scritto CC0, cioè il CC0 è una sorta di licenza Creative Commons fatta da quelli di Creative Commons sempre, ma che è di più di una licenza, è una rinuncia all'esercizio dei diritti. Quindi l'autore non ci sta dando dei permessi ad utilizzare l'opera, l'autore ci sta dicendo che sta rinunciando al diritto, quindi è come se lui fosse morto da più di 70 anni, ok? Questa, il CC0, viene usata molto negli open data, cioè viene consigliata come formula, come soluzione per il rilascio di open data. Ne riparleremo nella seconda parte, oggi pomeriggio, però iniziate a, come dire, a orecchiarla, cioè a entrarci nell'ottica, perché è una delle tre forme in cui si può manifestare il pubblico dominio. Andando avanti, invece, vediamo che torniamo alle nostre libere utilizzazioni, cioè le eccezioni al diritto d'autore, cioè ritorno alla solita slide, così ci orientiamo. Adesso abbiamo parlato del pubblico dominio, adesso davvero saltiamo al di là della barra grigia e arriviamo qua, cioè ai casi di libero utilizzo, perché è stato il legislatore, cioè la norma, una legge italiana, a dire che in quel caso non si deve chiedere il permesso per l'utilizzo dell'opera. Ecco, attenzione che il concetto è questo, cioè non si deve chiedere il permesso, cioè non è che cade il diritto d'autore, l'opera è ancora sotto copyright, come scrivo qua in rosso, ma semplicemente viene meno l'obbligo di chiedere il permesso. Quindi sono casi specifici, indicati dalla legge, in cui un'opera è ancora sotto copyright e può essere utilizzata senza chiedere il permesso. Si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti a tutelare, fra cui c'è appunto proprio la libertà di insegnamento, la libertà di ricerca scientifica, che adesso vi faccio vedere. Gli americani anche in questo caso hanno una versione più estesa, più ampia, loro lo chiamano fair use, cioè
uso corretto, uso non dannoso, uso leale sarebbe letteralmente. Noi però non possiamo parlare del fair use perché siamo appunto nel diritto italiano e quindi parliamo di libera utilizzazione, più propriamente ancora di eccezione al diritto d'autore. Vi faccio vedere quelle che, e con questo, sì, abbiamo esattamente il tempo che ci serve, giusto? Vi faccio vedere quelle che incrociano il vostro terreno, diciamo, quelle che servono per l'attività di ricerca. Ce ne sono tante, gli articoli del 65 e seguenti che trattano questa parte sono tanti, ma vi faccio vedere solo queste. Una è quella sulle fotocopie, articolo 68. Ci dice che è libera la fotocopia, vedete, innanzitutto nel punto 1 che è libera la riproduzione di singole opere, di brani di opere fatta a mano per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spazio di diffusione dell'opera nel pubblico. Cioè vado in biblioteca e mi copio sul quaderno un bel pezzo di che ne so, enciclopedia Treccani o di rivista scientifica, no? E voi direte, ma come? Ma c'era bisogno di scriverlo in una norma? Sì, c'era bisogno di scriverlo perché anche la trascrizione a mano è una forma di riproduzione, quindi anche quella teoricamente è coperta dal diritto d'autore. Quindi se non c'è una libera utilizzazione che me lo dice, in teoria devo chiedere il permesso. Lo so che direte, ma mamma mia, come siamo rigidi, però questo è. Quella che vi dicevo prima, appunto, il comma 2 e il comma 3, la norma è molto lunga, l'ho tagliata come vedete qua in basso, però quelli che ci interessano sono il comma 2 e il comma 3 che parlano delle fotocopie. La prima, il comma 2, è la parte sulle fotocopie fatte dalle biblioteche o dalle biblioteche accessibili al pubblico o di quelle scolastiche o nei musei o negli archivi pubblici effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Quindi la fotocopia che fa la biblioteca internamente. Diversa è la fotocopia che fate voi invece come utenti. Cioè, vedete, fermo restando il divieto di produzione di spartiti di partiture musicali, che hanno una normativa a sé, è consentita nei limiti del 15% di ciascun volume o di fascicolo di periodico, escludendo le pagine pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Eccolo qua. Questa è la famosa fotocopia del 15% che probabilmente avrete già sentito nominare. Attenzione che il limite del 15% vale solo per la fotocopia, non vale per altri tipi di riproduzioni. No? Cioè, un mio amico mi presta un, che ne so, un mio amico mi presta un CD, lo so che non si usa più, però, un CD musicale di 20 brani. Io ne ho, mi masterizzo solamente 5 brani su 20, sono nell'ambito più o meno del 15%, 4 brani e quindi non ho problemi di copyright, non funziona così, funziona solo con le fotocopie, ok? Quella che invece vi interessa di più è l'articolo 70, questa sì, questa è un po' l'equivalente del fair use americano in versione italiana, quindi in versione molto più ristretta. È una norma fatta di 4 commi, un comma 1, un comma 1 bis, un comma 2 e un comma 3. Insomma, per chi ha un attimo di dimestichezza con i testi giuridici sa che quando c'è un bis di mezzo vuol dire che la norma è stata modificata in corso, cioè è stata approvata in un modo e poi l'hanno aggiunto un pezzo successivamente. E vi racconto brevemente la storia che ha portato a questo comma 1 bis. Però iniziamo dal comma 1. Il comma 1 ci dice che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini, purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione dell'opera, all'utilizzazione economica dell'opera. Questa è l'attività che fate voi quando fate una tesi, un articolo, un paper, che ne so, appunto, gli atti di un convegno e in cui dovete rendere noto, rendere atto del, come dire, dello stato dell'arte, cioè qualcuno ha scritto già delle cose sul tema di cui vi state occupando e quindi date un po' fate una ricognizione su quello che è già stato scritto, no? Ecco, in quel caso voi potete prendere pezzi, brani di opere, quindi non dovete andare a chiedere il permesso, ma devono essere, vedete, dei brani, delle citazioni, oppure dovete farne il riassunto. Ok? Deve essere fatto nei limiti della critica e della discussione, cioè io riproduco brani di opere, ma perché sto utilizzando quel passaggio di un autore per dire, insomma, che lui ha un punto di vista molto diverso dal mio, o al contrario, lo sto usando per dire, per sostenere la mia tesi. Ma ci deve essere un'attività di commento e di discussione, cioè non deve essere un semplice collage.
E poi vedete, non deve essere in una dimensione tale per cui va in concorrenza con l'utilizzazione dell'opera, cioè non deve essere il mio paper, non deve andare a prendere dei pezzi così grandi, così sostanziali dell'opera che vado a commentare, in modo tale che poi la gente non vada più a leggersi l'opera originale, perché tanto le cose interessanti le ho già dette tutte io nella mia di opera. Ok? Deve essere una semplice citazione o riassunto. L'attività, ad esempio, di recensione di un libro, no? Ecco, rientra in questo esempio. Eccovi qua, questi siete voi. Se effettuato a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Insomma, mi sembra in questo caso abbastanza anche sottointeso, no? Cioè, se sto facendo attività di insegnamento o di ricerca scientifica, mi sembra abbastanza ovvio che sia per finalità illustrative, questo mi è sempre sembrato superfluo precisarlo. Un po' meno superfluo che dica per fini non commerciali, quindi insomma, voi siete ricercatori, siete dottorandi di un'università pubblica, non credo che abbiate fini commerciali, però la stessa attività fatta da voi nell'ambito, ad esempio, di un'azienda farmaceutica, no? Quindi lo stesso tipo di pubblicazione, ma fatta a fini commerciali, di promozione di un, che ne so, di un corso di formazione che viene fatto a pagamento da un'azienda che fa formazione, oppure un documento che serve a promuovere un farmaco nuovo, quella è un'attività commerciale, allora uscite dal solco di questo articolo 70. Passo velocemente ai commi 2 e 3, cioè salto il comma 1 bis, ve lo faccio vedere dopo perché è stato aggiunto dopo. I commi 2 e 3 parlano, il 2 è dell'antologia d'uso scolastico, dubito che vi interessino più di tanto, però insomma ci sono delle regole scritte nel regolamento attuativo di questa norma che stabiliscono quanti pezzi di opere posso prendere per fare un'antologia di prosa, un'antologia di poesia. E poi il comma 3 ci ricorda una norma che credo tutti voi abbiate comunque imparato nel Galateo accademico, cioè che ogni volta che faccio una citazione di un terzo, di un soggetto esterno, di un altro autore, devo citare la fonte correttamente. E qui cosa ci dice? Cioè, ci dice che non è solo una questione di Galateo, cioè non è solo buona prassi accademica citare da dove ho preso un brano, ma è anche necessario dal punto di vista giuridico. Cioè, se io non cito, non scatta la libera, no, l'eccezione di cui all'articolo 70, cioè esco dai confini, cioè quindi non ho l'autorizzazione a prendere quel brano. Quindi devo sempre ricordarmi, vedete, di citare, tutte le volte che faccio riassunto, citazione e riproduzione, devo citare queste tre cose: titolo dell'opera, nome degli autori, nomi dell'autore o degli autori, dell'editore e, se si tratta di traduzione, anche del traduttore. E qua sono sicuro che molti di voi su questo cadono, cioè nel senso, spesso il traduttore non viene citato. E invece è fondamentale citarlo perché anche il traduttore è a sua volta titolare di diritti d'autore. Arrivo finalmente al comma, e abbiamo finito con questa slide. Arrivo al comma 1 bis, che è abbastanza, come dire, emblematico di come è andata la vicenda, perché questa norma che vi ho citato è del 2003, è stata approvata nel 2003, la norma, diciamo, l'articolo 70,123, ma poi pochi anni dopo, nel 2007, si sono trovati a doverla già modificare. Cos'è successo in quegli anni? Beh, insomma, voi eravate molto giovani, però io me lo ricordo, cosa è successo? È successo che è esplosa internet, sostanzialmente. Cioè, internet non è che non ci fosse prima in Italia, no? Già dalla fine degli anni 90 la gente usava internet, ma a metà degli anni 2000 è stata, diciamo, l'esplosione di internet come fenomeno di massa, e si sono accorti che cambiava molto le sorti delle opere, cioè della diffusione di opere tutelate da diritto d'autore. E il legislatore nel 2003 probabilmente non era stato sufficientemente lungimirante, non ci aveva pensato. E ci ha pensato quando? Quando un certo signore, un certo professore, adesso non vi dico il nome, potete andarlo a cercare voi nella storia qua, nel link, era il titolare di un sito web di divulgazione culturale, Homo Laicus, esiste ancora il sito se andate a vederlo. Era un sito in cui sostanzialmente lui, professore di scuola media superiore, diffondeva dei materiali didattici, cioè lui realizzava dei materiali con gli studenti, utilizzava, non so, realizzava delle slide, dei testi, delle dispense, e li metteva a disposizione del pubblico sulla rete. Una cosa che adesso a noi sembra banale, sembra una cosa, no, la fanno tutti, io ho il profilo SlashShare e metto le mie slide. È una cosa che oggi è di comune uso, di comune prassi. All'epoca era molto innovativa, cioè pochi avevano le competenze tra i professori di scuola media superiore per mettere in piedi un piccolo sito e mettere a disposizione i testi e le opere.
No, non c'erano le piattaforme che ci sono adesso, dovevi crearti tu il sito. Lui purtroppo cosa ha fatto? Una grave ingenuità, diciamo, è caduto in una grave ingenuità. Innanzitutto ha usato uno spazio web in cui era di quelli gratuiti, in cui poi il provider aggiungeva della pubblicità, fenomeno che esiste ancora adesso. Ma non solo, lui ha messo tutto quello che utilizzava a lezione e l'ha messo online, senza rendersi conto che alcune cose erano ancora tutelate, cioè. Pensate a, lui aveva tutta una sezione di storia dell'arte in cui commentava brani, scusate, brani, opere pittoriche del Novecento, che sono ancora buona parte tutelate, no? Cioè, voi pensate che Picasso, Dalì, De Chirico, Guttuso non siano tutelati? Sono ancora tutti tutelati, sono morti pochi anni fa, poche decine d'anni fa, quindi hanno ancora tutti un pieno diritto d'autore. Io voglio fare un libro in cui c'è in copertina un'opera di Picasso, devo chiedere e versare i diritti alla SIAE e probabilmente anche all'agenzia che detiene i diritti su quelle fotografie. Ok? E quindi lui ha dovuto, questo titolare del sito Molaikos, subire una sanzione da parte di SIAE per violazione del diritto. Visto che però la sua attività non era vista così, diciamo, da un punto di vista anche morale, così dannosa, perché lui faceva attività di divulgazione, il legislatore ha pensato di metterci una toppa, passatemi il termine, cioè di scrivere un comma 1 bis, inserire all'interno di questa norma un comma che ammorbidisse un po' la situazione, cioè ammorbidisse un po' le sanzioni per coloro che facevano questo tipo di attività, cioè creasse uno spiraglio per fare attività di diffusione di opere, immagini e musiche, vedete, si riferisce a immagini e musiche a scopo didattico scientifico. Leggiamo brevemente cosa dice. Dice che è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. State molto attenti perché dovete rispettare tutte queste condizioni, però voi ci rientrate spesso, cioè nell'attività che fate. Innanzitutto, cioè, insomma, essendo voi dei dottorandi di ricerca, l'attività che fate è tendenzialmente rivolta a un uso didattico scientifico. È chiaro che se però vi chiamano per fare che ne so, no, un articolo per Repubblica, per il Corriere, per un'attività che è diversa ed è di informazione, è uscita dall'ambito squisitamente didattico scientifico. Deve essere una pubblicazione attraverso la rete internet, deve essere a titolo gratuito. E deve riguardare immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate. Qua insomma ci sarebbe da ridere un po' sul concetto di degradate perché non si capisce bene cosa voglia dire. E anche su bassa risoluzione qualcuno ha avuto da dire perché il concetto di bassa risoluzione è molto relativo al periodo storico in cui viviamo. E vedete, dice che non ci deve essere neanche utilizzo a scopo di lucro. Quindi se rispettate tutte queste 4-5 condizioni potete liberamente riprodurre e diffondere immagini e musiche prese da altri, comunque rispettando sempre il solito, no, obbligo di menzionare la fonte. La norma dice anche che poi questo concetto dovrebbe essere spiegato meglio, da un decreto attuativo che però non è ancora arrivato, nonostante siano passati più di 13-14 anni, insomma è una cosa un po' bizzarra, però per adesso non ce l'abbiamo. Abbiamo solamente la norma che dovete prendere così com'è, cioè fino a questo punto qua. Detto questo, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda parte, quindi sono le 12:06 con un ritardo di 6 minuti, però abbiamo terminato la nostra mattinata e andiamo avanti oggi pomeriggio con la parte 3, 4 e 5.